Buongiorno a tutti, oggi parleremo di fertilità e salubrità del suolo. Ogni tanto nelle belle giornate mi capita di passeggiare tra gli erbai e noto questi mucchietti di terra anche in mezzo all'erbaio. In un primo momento, qualche anno fa, pensavo fosse una cosa dannosa, non sono altro che talpe. Poi ho fatto una deduzione. Le talpe, cosa si nutrono? Si nutrono di lombrichi. Quindi il lombrico di conseguenza si nutre di sostanza organica e la trasforma in humus. Quindi è un indice di salubrità del terreno e dopo 4-5 anni di biologico si risana e praticamente contribuisce anche all'insediarsi di tutti questi animali e della loro catena del ciclo vitale. Un'altra cosa che volevo far notare è che sul riso trebbiato ad ottobre, quindi l'anno scorso, sul terreno è nato, qui io giuro non ho seminato niente, è nato un tappeto di erba. Sinceramente non so questo ad esempio che tipo di erba sia, ma così. Poi c'è qualche ricaccio dell'oietto perché qualche seme va, cioè qualche seme si riproduce anche l'anno dopo e quindi questo terreno sembra vivo, a differenza di quando facevo chimica che rimaneva terra brulla e stoppie, come possiamo vedere anche in un altro campo chimico. Intanto nei tempi morti dell'inverno ho pulito intorno e ho potato un po' tutte i filari di piantine che ho messo sugli argini. Un po' sono cresciute spontaneamente, un po' le ho messe io. Ci sono anche dei ciliegi che quest'anno penso di far innestare questo è selvatico, da un mio amico. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Saluti da me.